The sermon, Who is This?, was delivered by Brother William Marion Branham on Mother's Day, Sunday evening, May 10, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. Il sermone Chi è costui? È stato predicato dal fratello William Marion Branham alla festa della mamma la sera di domenica 10 maggio 1959 al tabernacolo Branham a Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. It's so nice to get to come to the house of the Lord. I think that I was studying some scripture some time ago, and it said that when Jesus drew near unto Jerusalem, that the disciples lifted up their eyes and they saw the holy city in the distance. And they begin to rejoice and to say that now will the kingdom be restored. Sì, benedetto fratello, è così bello poter venire nella casa del Signore. Penso stessi studiando qualche scrittura tempo fa e diceva quando Gesù si avvicinò a Gerusalemme, che i discepoli alzarono gli occhi e videro la città santa in lontananza e iniziarono a gioire e dire che ora sarà restaurato il regno. And this certain man that was telling or talking about a recent visit to Palestine, and he said that people now, in the last year, has been coming to a place that when they come up from the valley and look around the bend, the same road that Jesus and the disciples were on at that time, that when they see the city, they start to weep. E questo dato uomo che raccontava o parlava di una visita recente in Palestina e diceva che le persone ora, nell'ultimo anno, sono arrivate al punto che quando salgono dalla valle e guardano oltre la curva, la stessa strada su cui erano Gesù e i discepoli a quel tempo, che quando vedono la città iniziano a piangere. You know, I believe there was something those disciples in those days felt that the kingdom would be restored again, and now it's almost time. Amen. I believe that's the feeling it's on the people, that the kingdom is almost ready to be restored again. Sapete, credo c'era qualcosa che quei discepoli in quei giorni avvertivano che il regno sarebbe stato di nuovo restaurato. Ed ora è quasi tempo e credo che sia il sentimento che c'è nelle persone che il regno è quasi pronto ad essere restaurato di nuovo. Brother Neville, our gracious and blessed pastor, has just spoke to me about an oncoming revival effort here at the tabernacle in a few nights to be praying about it. And I told him I thought it would be a blessed thing. Fratello Neville, il nostro gentile e benedetto pastore, mi ha appena parlato di uno sforzo per un risveglio in arrivo qui al tabernacolo fra poche sere, di pregare in merito. E gli ho detto, penso sarebbe una cosa benedetta. You just can't have too many revivals. And many times we get the wrong opinion of a revival.
A revival isn't so much as to bring in new members, but it's to revive that which we already have. Amen. Non potete proprio avere troppi risvegli. E molte volte abbiamo l'opinione sbagliata di un risveglio. Un risveglio non è tanto far entrare nuovi membri, ma è risvegliare quello che già abbiamo. And I like to say this because I say it from the depths of my heart. I begin to find a different feeling around the tabernacle than what has been for a long time. Amen. A feeling of a deep spiritual sense. Amen. Like that it used to be long time ago. That something that settles and it's got a real foundation, and I trust that God will bless this little church. Amen. And again in its power. E sono, mi piace dire questo perché lo dico dal profondo del mio cuore, che inizio a trovare nel tabernacolo un sentimento diverso da quello che c'è stato per molto tempo. Un sentimento di profondo senso spirituale, come era solito esserci molto tempo fa, che talvolta si stabilisce e ha un vero fondamento. E confido che Dio benedirà questa piccola chiesa e di nuovo nella sua potenza. And I see the building program going on, and I think that's a great thing. For sooner or later, we older people are going to take off the armor and hand it back into the hands of our children and walk up that golden stairway. E vedo il programma dell'edificio che prosegue. E penso sia una grande cosa, perché prima o poi noi gente anziana toglieremo l'armatura e la daremo di nuovo nelle mani dei nostri figli e saliremo quella scala d'oro. The other day I passed that halfway mark now of 50 years old. I just can't realize that. Don't seem like it's been no time since I was hauling groceries for Chris Meissner, about 16, 18 years old. But just went somewhere. L'altro giorno ho passato il segnale di metà strada ora, dei 50 anni. Non riesco proprio a rendermene conto. Non sembra sia passato del tempo da quando portavo la spesa per Chris Meissner, circa 18 anni, ma è proprio andato da qualche parte. It just goes to show that here we have no continuing city. Amen. But we're seeking one to come. Amen. And that's the city where God is builder. And there will never be no end there. Serve solo a mostrare che qui non abbiamo città stabile, ma cerchiamo quella futura, ed è la città dove Dio è costruttore, e là non ci sarà mai fine. This morning, as I was speaking on the subject of Mother's Day and trying to place Mother not as she really is in the old age with the wrinkles and onus, her crutches are an old wheelchair, armchair, and a little pot of flowers sitting by her, but Mother in the resurrection. Amen. Restored back to her youth and standing shining as a queen. Stamattina, mentre parlavo sull'argomento della festa della mamma e cercavo di porre la madre, non com'è davvero nell'anzianità, con rughe e di peso, le sue stampelle, o una vecchia sedia a rotelle, o una poltrona e un piccolo vaso di fiori posto vicino a lei,
ma la madre nella risurrezione, restaurata nella sua giovinezza, e trovarsi a risplendere come una regina. That's the way I like to think of my mother. I don't like to think of her as she is today, old. I like to think of what's coming. And I know you feel that way about your mothers. Think of her as she really is, in her heart. Ecco come mi piace pensare a mia madre. Non mi piace pensare a lei come è oggi, anziana. Mi piace pensare a quello che sarà. E so che vi sentite proprio in quel modo in merito alle vostre madri. Pensare a lei come è davvero nel suo cuore. Though many, as this poet says, life has not been easy for her, but she'd live it all over again just to do something for you. Amen. So God's going to make it a way so she can live forever with you. So I'm glad of that. Sebbene molti, come dice il poeta, la vita non è stata facile per lei, ma la vivrebbe di nuovo tutta solo per fare qualcosa per te. Quindi Dio provvederà una via in modo che possa vivere per sempre con voi. Quindi sono felice di quello. I don't know why I made this announcement this morning that I would speak tonight, if the Lord willing, on who is this. Certainly don't know how I'm going to do it, but I've been busy up to about an hour and 10 minutes ago on interviews all afternoon and had specials and emergency calls and couldn't make them. And I want you to continue to pray for Dr. Sam. He's coming along fine, and we're thankful. And Dr. Baldwin and Miss Baldwin are both recovering. They're getting along fine. Non so perché ho fatto questo annuncio stamattina che avrei parlato stasera, se piace al Signore, su chi è costui. Certamente non so come lo farò, ma sono stato occupato fino a circa 1 ora e 10 minuti fa su colloqui tutto il pomeriggio e avevo delle particolari e delle chiamate d'emergenza. Non potevo raggiungerli e voglio che continuiate a pregare per il dottor Sam. Egli sta meglio e ne siamo grati. E sia il dottor Baldwin che la signora Baldwin stanno migliorando, stanno meglio. Now I want you to put a new one on your prayer list this afternoon. That's Harry Lease down here, the druggist. Harry's a personal friend of mine. Voglio porne una nuova sulla vostra lista di preghiera. È Harry Lees qua giù, il farmacista. Harry è un mio amico personale. And as long as I've known him, I thought he was a Christian until this afternoon when his brother made requests for the salvation of his soul. Brother Mike Egan brought our trustee here brought the news, and Harry is in a serious condition out at the hospital. E da quando lo conosco ho pensato fosse un cristiano fino a questo pomeriggio, quando suo fratello ha fatto la richiesta per la salvezza della sua anima. Il fratello Mike Egan ha portato il nostro amministratore qui, ha portato la notizia e Harry è in una condizione seria all'ospedale. I didn't know he thought that much of me, but he turned his own pastor down this afternoon, the pastor of the church where he goes, and wanted me to come see him. And I want to go see him. So pray for Harry. Non sapevo che avesse quella considerazione di me, ma ha rifiutato il suo pastore oggi pomeriggio, o il pastore della chiesa dove va, e ha voluto che io andasse a trovarlo, e voglio andare a trovarlo, quindi pregate per Harry. We're glad here tonight to recognize my friend here from down in Georgia, Brother Welch Evans and his family.
I see also other visitors that I didn't know them, probably was here this morning. Siamo felici qui stasera di riconoscere, ci sono miei amici qui da giù in Georgia, il fratello Welch Evans e la sua famiglia. Vedo anche altri visitatori che non ho riconosciuto, probabilmente erano qui stamattina. If I'm not mistaken, I see Brother Sister Elmer Collins back there from Phoenix, Arizona. Oh, you haven't changed. Look like you ought to have on your railroad clothes and coming in from the track. And welcome back home. And I can't ask you to stay here because you found a place better. See, that's very fine, Phoenix. Like to live there someday myself. Se non mi sbaglio, vedo il fratello e la sorella Elmer Collins là dietro, da Phoenix, Arizona. Oh, non siete cambiati. Sembri di indossare i tuoi vestiti da ferroviere e che arrivi dai binari. E benvenuti di nuovo a casa. Non posso chiedervi di restare qui perché avete trovato un posto migliore, vedete? È molto bello, Phoenix. Mi piacerebbe vivere là un giorno, io stesso. And then I see Brother Smith, you're at the Church of God out there. Brother Smith, it was giving me your little book the other day, or yesterday afternoon late. I haven't read it yet, but I certainly will endorse it, as long as I know you wrote it. It's got to be real, true scripture. God bless you, and I hope it's a success. E poi vedo il fratello Smith qui, della Chiesa di Dio, là. Fratello Smith, mi è stato dato il tuo libretto l'altro giorno, o ieri pomeriggio, sul tardi. Non l'ho ancora letto, ma di certo lo sosterrò, finché so che l'hai scritto tu. Deve essere reale, vera scrittura. Dio ti benedica e spero sia un successo. And many others, I could say, you're all welcome here at the Tabernacle. And I enjoyed that song this morning of Sister Stricker that sang he's looking through the lattice at her. E molti altri potrei dire, siete tutti benvenuti qui al Tabernacolo. Mi è piaciuto quel cantico stamattina che ha cantato la sorella Stricker. Egli sta guardando a lei attraverso la grata. My Mennonite brethren here, glad to have them in, and all of you. A friend here, I believe, from over in Illinois. His son's taking recordings in the back. Get to meet them again. And so many, I might, don't think I'm slighting you if I don't call your name, but I just welcome you all. I miei fratelli mennoniti qui, felice di averli, e tutti voi. Un amico qui, credo, dall'Illinois, suo figlio sul retro, prende le registrazioni. Felice di incontrarli di nuovo. E così tanti potrei... Non pensate che vi stia tralasciando se non chiamo il vostro nome, ma do il benvenuto a tutti voi. Now let us read tonight for a scripture lesson out of Matthew, the 21st chapter, beginning at the first verse and reading down in 11th inclusive. Ora leggiamo stasera per una lezione sulla scrittura da Matteo il 21° capitolo, iniziando al primo versetto e proseguendo a leggere e includendo l'11°. And when they drew nigh unto Jerusalem, there came and came to Bethany, unto the Mount of Olives. Then sent Jesus two disciples, saying unto them, Go into the village over against you. And straightway you shall find an ass tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. E quando furono vicino a Gerusalemme, vennero e arrivarono a Betfage, presso al monte degli Ulivi. Gesù mandò due discepoli dicendo loro,
andate nella borgata che è dirimpetto a voi, e subito troverete un'asina legata ed un puledro con essa. Scioglieteli e menatemeli. And if any man say aught unto you, ye shall say the Lord has need of them, and straightway he will send them. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell the daughters of Sion, Behold, thy king cometh in meekness, setting upon the ass and a colt the foal of an ass. E se alcuno vi dice nulla, dite che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà. Or tutto ciò fu fatto a ciò che si adempiesse ciò che fu detto dal profeta, dicendo, Dite alle figliuole di Sion, ecco, il tuo re viene a te in mansuetudine e montata sopra un asino ed un puledro, figlio di un'asina. And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the coat, and put on them their clothes, and they set him thereon. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro imposto, e menaron l'asina ed il puledro, e misero sopra quelli le loro veste, e Gesù montò sopra il puledro. And a very great multitude spread their garments in the way, and cut down branches from the trees, and strode them in the way. And the multitude that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David! Blessed is he that cometh in the name of the Lord! Hosanna in the highest! Ed una grandissima moltitudine distese le sue veste nella via, ed altri tagliavano dei rami dagli alberi e li distendevano nella via. E la turba che andava davanti e che veniva dietro gridava dicendo, «Osanna al figliuolo di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» Osanna nei luoghi altissimi. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth. Let's bow our heads for prayer. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa, dicendo, Chi è costui? E le turbe dicevano, Costui è Gesù, il profeta che è da Nazareth. Ora chiniamo i capi per la preghiera. O Lord, we wondered just what we would have said if we lived in those days. But we are living in a greater day when we are looking for him to come. Oh Signore, ci chiediamo proprio cosa avremmo detto se fossimo vissuti in quei giorni. Ma viviamo in un giorno più grande quando aspettiamo che egli venga. And as we are making preparation, Lord, getting our hearts prepared and bringing in all the sheaves that we can gather from the harvest fields, both at home and abroad. E mentre facciamo le preparazioni, Signore,
preparando i nostri cuori e portando tutti i covoni che possiamo riunire dai campi del raccolto, sia a casa che all'esterno. We are thinking and in anticipating on the time that we shall see him coming, riding on a white horse, coming down from the portals of glory. Noi stiamo pensando e pregustando il tempo in cui lo vedremo venire cavalcando un cavallo bianco, scendendo dai portali della gloria. To change and fashion this old corruptible bodies of ours into a glorious body like unto his own. Where there can be no sin or no sign of death ever enter. And we shall see him as he is and live and love him throughout all ages that is to come. Per cambiare e modellare questi nostri corpi corruttibili in un corpo glorioso simile al suo, dove non ci potrà essere peccato o nessun segno di morte entrerà mai. E lo vedremo com'egli è, e vivremo e lo ameremo per tutte le epoche che verranno. We thank thee for this church, and for its pastor, and for the trustees, and the deacons, and for every person that comes here, and for the visitors that's in our gates, that's sheep of the same fold, but from another corral. We would ask that you would bless them tonight with your presence. Ti ringraziamo per questa chiesa e per il suo pastore e per gli amministratori e i diaconi e per ogni persona che viene qui e per i visitatori che sono nelle nostre porte, che sono pecore dello stesso gregge, ma di un altro recinto. Ti chiediamo di benedirli stasera con la tua presenza. And feed us on thy word. Amen. That we might go from here tonight with the determination to be better Christians than we have ever been. May we go with the new hope in our heart and with joy waiting for his coming. E cibaci con la tua parola da poter andarcene da qui stasera con la determinazione di essere cristiani migliori di quello che siamo mai stati. Possiamo andare con nuova speranza nel nostro cuore e con gioia aspettando la sua venuta. If by chance there would be some among us who are sick and afflicted, we would not forget to pray for them. That they coming into the building tonight where we have gathered for the worship, coming in sick, may they go out well. Se per caso ci fosse qualcuno fra noi che è malato e afflitto, non vorremmo dimenticare di pregare per loro affinché loro, entrando nell'edificio stasera dove siamo riuniti per l'adorazione, entrando malati, possano uscire sanati. And we would ask for those that are convalescents in the homes and the hospitals and are on the beds of affliction. We pray, O God, that your mercy will reach down to them. E vorremmo chiedere per quelli che sono convalescenti nelle case e gli ospedali e che sono sui letti afflitti. Preghiamo, oh Dio, che la tua misericordia li raggiunga. We would pray for those that are indifferent tonight, that has not yet tasted and seen the Lord is good. Right.
that doesn't know what it means to be loved by God. Oh, amen. They just don't understand what they are missing. Vogliamo pregare per quelli che sono indifferenti stasera, che non hanno ancora gustato e visto che il Signore è buono, che non sanno cosa significa essere amati da Dio. Non comprendono proprio cosa stanno perdendo. Oh, God, may some radio broadcaster, some way touch their hearts. Amen. And their emotions may be turned to Thee. Oh, gratitude. Before the door of mercy be closed and they be shut out to stand the judgments without mercy. Oh, Dio, possa una trasmissione radio o in qualche modo toccare i loro cuori e le loro emozioni siano rivolte a Te prima che la porta della misericordia sia chiusa e siano chiusi fuori per affrontare i giudizi senza misericordia. Help us, Lord, these things we pray in the name of the Lord Jesus and for His glory. We ask it. Amen. Amen. Aiutaci, Signore. Queste cose preghiamo nel nome del Signore Gesù e lo chiediamo per la Sua gloria. Amen. The people were so crowded around the gates and the streets were jammed and there was not even room for people to sleep. They were laying outside the wall, all over the grounds, because this was the Passover. Le persone erano così ammassate vicino alle porte e le strade erano intasate e non c'era neanche spazio perché le persone dormissero. Erano sdraiati fuori dalle mura, su tutti i terreni, perché era la Pasqua. And people come from all over the known world to worship at this time. It was a time when the Paschal Lamb was slain and it represented their deliverance out of Egypt, the bondage. E le persone venivano da tutto il mondo conosciuto in questo periodo per adorare. Era il tempo in cui l'agnello pasquale veniva ucciso e esso rappresentava la loro liberazione dall'Egitto, la schiavitù. And they kept this annually. Every year this great Passover took place. And it was one of the most outstanding times of the or events of the Jewish religion because it meant the time they were delivered. E osservavano questo annualmente. Ogni anno avveniva questa grande Pasqua ed era uno dei momenti più straordinari o eventi della religione giudea perché significava il tempo in cui erano stati liberati. All people love to think of that, the time they were delivered. How that each of us tonight can go back to the time when we were delivered. What it meant to us. Ogni persona ama pensarlo, il tempo in cui sono stati liberati. Come ognuno di noi stasera può riandare al tempo in cui siamo stati liberati. Cosa ha significato per noi? I can remember in my own experience how my poor boyish heart craved to touch God.
I thought, oh, if I could only go up and knock on his door and talk to him a little while. Posso ricordare nella mia stessa esperienza come il mio povero cuore da ragazzo bramava avere contatto con Dio. Pensavo, oh, se solo potessi andare a bussare alla sua porta e parlargli un poco. And of course you know my story. I got me a paper and pencil and was going to write him a letter because I couldn't talk to him. And I know that he lived in the woods because I had heard him. And I'd seen his moving in the woods and I... E certamente conoscete la mia storia. Ho preso carta e matita e gli avrei scritto una lettera perché non sapevo parlargli. E sapevo che egli viveva nei boschi perché lo avevo sentito e lo avevo visto muoversi nei boschi. E un... A certain old familiar path that I used to go down when I would be hunting or going fishing. I thought I'll just tack it on the tree and address it to Mr. Jesus. Just some way so that that burden could be from my heart. Un vecchio sentiero familiare in particolare dove ero solito scendere quando cacciavo o andavo a pescare. Pensavo, lo attaccherò proprio sull'albero e lo indirizzerò al Signor Gesù, proprio un modo in cui quel fardello potesse essere rimosso dal mio cuore. Oh, that night down yonder, I might forget my age. I might even forget my name sometime. But I can never forget that hour when he delivered me from sin. Oh, quella sera laggiù, potrei dimenticare la mia età, potrei dimenticare anche il mio nome a volte, ma non potrò mai dimenticare quell'ora in cui egli mi ha liberato dal peccato. Something took place down inside me that it's helped me through the great hours and darkness, the hour of my deliverance. The weights of sin left me and I was a new person. I'd been a new creature in Christ Jesus ever since. Qualcosa è avvenuto giù dentro di me che mi ha aiutato attraverso le grandi ore d'oscurità. L'ora della mia liberazione, i pesi del peccato mi hanno lasciato ed ero una nuova persona. Sono stato una nuova creatura in Cristo Gesù da allora. And these Jews, they come up each year and there was a fountain inside the church. And they taken the bread and the bitter herbs and the lamb. And they drink from this fountain in the church and they rejoice together because that God had showed them favor. E questi giudei salivano ogni anno e c'era una fonte dentro la chiesa e prendevano il pane e le erbe amare e l'agnello e bevevano da questa fonte nella chiesa e gioivano insieme perché Dio aveva mostrato loro favore. So this being the Passover time, and not only was it the Passover, but it was a special Passover. You know, there's sometimes that we go to church, and we always love to go, but there's sometimes that something special happens. Quindi, essendo il tempo della Pasqua, e non era solo la Pasqua, ma era una Pasqua speciale. Sapete, a volte andiamo in chiesa e amiamo andarci, ma a volte avviene qualcosa di speciale.
And this was one of those times. The air was charged with expectancy. Just as it is today. All the eyes of those who loved him was watching for him to come into the gate. And I believe it's a great deal that way today. For those who love him are looking for him. The air is charged with expectancy. E questa era una di quelle volte. L'aria era carica di aspettativa, proprio come oggi. Gli occhi di coloro che lo amavano aspettavano che gli entrasse dalla porta. E credo che oggi sia davvero in quel modo per coloro che lo amano e lo aspettano. L'aria è carica di aspettativa. When we are living in this day, when the earth is actually has become one great powder keg, and science is telling us it's just 3 minutes until midnight. Quando viviamo in questo giorno, quando la terra effettivamente è diventata un grande barile di polvere da sparo, e la scienza ci dice sono solo 3 minuti a mezzanotte. And I'm sure you was reading as I the other day that story of this general in the army said that if there was another war it would only last just 2 or 3 minutes. E sono certo che avete letto come me l'altro giorno quella storia di questo generale nell'esercito. Ha detto che se ci sarà un'altra guerra durerebbe appena 2 o 3 minuti. The old days of battling and shooting rifles and digging foxholes, that's all over. They claim the next war will be just 2 or 3 minutes. I vecchi giorni di battaglia, lo sparare con fucili e lo scavare trincee, è tutto finito. Affermano che la prossima guerra sarà di soli 2 o 3 minuti. Someday some topsy-turvy person's going to blow his lid off and fire one of those bombs. And when they do, we've got listening posts everywhere to fire it right back again. The world just can't survive that. Un giorno qualche persona in stato confusionale farà saltare il coperchio e farà esplodere una di queste bombe. E quando lo faranno, ci sono stazioni di ascolto ovunque per rispondere di nuovo al fuoco. Il mondo non potrà proprio sopravvivere a quello. Everyone at the Passover knew something was going to happen, but they didn't know just what it was. Ognuno alla Pasqua sapeva che stava per avvenire qualcosa, ma non sapevano esattamente cosa fosse. And that's the way it is today. Most everyone knows that something's fixing to happen. Everyone knows that. You can talk to the sinner. You can talk to the merchant. You can talk to anyone. And, oh, it's such an unresting time for the world. Ed ecco come oggi. Quasi tutti sanno che sta per avvenire qualcosa. Tutti lo sanno. Potete parlare al peccatore, potete parlare al mercante, potete parlare a chiunque. Oh, è un tempo così irrequieto per il mondo. But you can talk to a man or a woman that's looking for him coming and the glory is on their face shining out. They're watching for that great event. So the whole air is charged again, expecting something to happen.
ma potete parlare ad un uomo o una donna che sta aspettando la sua venuta e la gloria è sul loro volto che splende. Stanno aspettando quel grande evento, quindi tutta l'aria è di nuovo carica aspettando che avvenga qualcosa. The world doesn't know what's fixing to happen. But the church of the living God knows what's going to happen. Il mondo non sa cosa sta per avvenire, ma la chiesa del Dio vivente sa cosa avverrà. They know that soon the trumpet will sound and we'll see him come riding out of glory on a white horse. The armies of heaven following him, and those that are dead in Christ will be raptured and tucked up to meet him in the air. That's what we are looking for. We're longing for it. Sanno che presto la tromba suonerà e lo vedremo venire cavalcando dalla gloria su un cavallo bianco e gli eserciti del cielo lo seguiranno e coloro che sono morti in Cristo saranno rapiti e raccolti per incontrarlo nell'aria. Ecco cosa stiamo aspettando. Lo bramiamo. And we're told that the souls of those mothers and so forth we spoke of this morning just under the altar of God are screaming, "How long, Lord? How long?" Mother wants to see you as much as you want to see her. And our loved ones wants to meet us as well as we want to meet them. E ci è stato detto che le anime di queste madri e così via, di cui abbiamo parlato stamattina, proprio sotto l'altare di Dio, gridano: quanto ancora, Signore, quanto ancora! La mamma vuole vedervi tanto quanto voi volete vedere lei. E i nostri cari vogliono incontrarci quanto noi vogliamo incontrare loro. What a reunion that'll be when he comes to meet our loved ones and see them in their resurrection body and glorified and walking around with the air of the resurrection. Amen. Che riunione sarà quando egli verrà incontrare i nostri cari e vederli nel loro corpo risorto e glorificato e andare in giro con gli eredi della risurrezione. Watching their character, how it's changed, the meekness and quietness. And it won't be a hustle and bustle and jump and jerk. Amen. But we'll have all eternity to live together. Amen. Osservare il loro carattere, come è cambiato la mitezza e la quiete. E non sarà una frenesia e saltare e tirare, perché avremo tutta l'eternità per vivere insieme. All this great neurotic age that we're living. Just not no time for nothing. Just climbing and jerking and grabbing. Why, it's a terrible day. Oh, questa grande epoca nevrotica in cui viviamo. Proprio non c'è tempo per nulla. Solo scalare e tirare, afferrare. Ebbene, è un giorno terribile. Then, as they waited for something to happen, it was too bad that many of those at the Passover never got to see him. Yet they knew something was going to happen, but yet they didn't get to see him. Poi, mentre aspettavano che avvenisse qualcosa, è proprio un peccato che molti di loro alla Pasqua non arrivarono a vederlo. Tuttavia, sapevano che stava per succedere qualcosa, eppure non arrivarono a vederlo. So will it be at the coming of the Lord. There's many restless people today.
that knows that something's fixing to happen, but they'll never see him. Così sarà la venuta del Signore. Ci sono molte persone senza riposo oggi che sanno che sta per avvenire qualcosa, ma loro non lo vedranno. For he will come in the stillness of the midnight to catch away that little church. Amen. That's longing and waiting and expecting to see him. That's the ones he'll come and catch away. Perché egli verrà nel silenzio della mezzanotte per portare via quella piccola chiesa che brama e aspetta, e sì, aspetta di vederlo. Sono quelle a cui egli verrà e porterà via. Many of the world who is living on the glamours and the feasting their souls upon the things of the world will never know what happened until the church is gone into glory. For he will come as a thief in the night and catch them away. So we can see we're back again to the same place. Molti del mondo che vivono delle mode e le loro anime festeggiano sulle cose del mondo non sapranno cos'è avvenuto finché la Chiesa sarà andata in gloria, perché gli verrà come un ladro nella notte e li porterà via. Così possiamo vedere di essere tornati allo stesso punto. Now, we find out that this expectation that God comes to those who, all through the scriptures, it's been the same thing that they are, he always appears to those who are expecting him. Amen. Always to those who are wanting to see him. And I'm sure that that's the hope that's on our hearts tonight. Ora, troviamo che queste aspettative, che Dio viene da coloro che... Per tutte le scritture è stata la stessa cosa, poiché sono egli appare sempre a coloro che lo aspettano, sempre a coloro che vogliono vederlo, e sono certo che la speranza che è stasera nei nostri cuori. It's been about 6 months ago, I suppose, I was testifying to some people and I said, oh, to think of it, but just most any time he'll come. Immagino sia stato circa 6 mesi fa, stavo testimoniando ad alcune persone e ho detto, oh, pensateci che proprio in ogni momento egli verrà. What caused me to say that? I was speaking of Brother Bosworth. When I went to see that old saint, when we heard he was dying 80-something years old, the wife and I going down to there to see him before he died, I just had to say something to him. I like to watch saints when they're entering glory. And I had to see him and we burnt the tires off of the car. E quello che ha fatto in modo che lo dicessi, stavo parlando del fratello Bosworth. Quando sono andato a trovare quel vecchio santo, quando abbiamo sentito che stava morendo 80 e più anni, mia moglie ed io scendendo là per vederlo prima che morisse, dovevo proprio dirgli qualcosa. Mi piace osservare i santi quando stanno entrando in gloria e dovevo vederlo. E abbiamo consumato le gomme della macchina. But when I got there and rushed into the door, in a little corner laid that old patriarch. He raised his head up when he seen me coming, his old feeble arms hung out with the flesh hanging down, and he reached his arms for me.
Ma quando arrivai là e mi sono affrettato alla porta, in un piccolo angolo giaceva quel vecchio patriarca. Alzò il capo quando mi vide arrivare, le sue vecchie deboli braccia sospese, con la pelle che scendeva, e allungò le braccia verso di me. And I grabbed him around the neck and screamed, "My father, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof." For he was a sainted, godly man. E lo afferrai attorno al collo e gridai, padre mio, i carri di Israele, la sua cavalleria, perché era un uomo santo, devoto. And I said, Brother Bosworth, I want to ask you something. Do you believe that you'll get well? He said, "Oh, I'm not even sick." I said, "Well, what's the matter?" He said, "I'm going home." Amen. He said, "I'm tired and I'm wore out. And I just want to go home." E dissi, fratello Bosworth, voglio chiederti qualcosa. Credi che ti rimetterai? Disse, "Oh, non sono neanche malato." Dissi, "Ebbene, qual è il problema?" Disse, "Sto andando a casa." Disse, "Sono stanco e sono esausto e voglio proprio andare a casa." I said, "Then you realize you're dying?" I said, "I want to ask you something. Back down to the 70 some odd years of ministry, what has been your most glorious minute? Could you speak to me, sir, and tell me what experience you had down along the line that you could count your greatest hour?" Ho detto, "Allora ti rendi conto che stai morendo?" Dissi, "Voglio chiederti qualcosa. Per tutti i 70 e qualcosa anni del ministero, qual è stato il tuo momento più glorioso? Potresti parlarmi, Signore, e dirmi quale esperienza hai avuto lungo la linea che potresti considerare la tua ora più grande?" I shall live to see his age. I'll never forget as those dark eyes caught me over the top of those glasses. He said, "My dear brother, this is the greatest moment of my life." Amen. I can't think of any time that was any more glorious than right now. Se vivrò per vedere la sua età, non dimenticherò mai come quegli occhi scuri mi catturarono da sopra quegli occhiali. Disse, "Mio caro fratello, questo è il più grande momento della mia vita. Non posso pensare ad un tempo che sia stato più glorioso di proprio ora." I looked him in the face and I said, "Sir, do you still know that you're dying?" He said, "Brother Branham, I'm laying here waiting every minute for him to open that door and come take me home with him." Amen. That's the way to die. That's the way to go. Lo guardai in faccia e dissi, "Signore, sai che stai morendo?" Disse, "Fratello Branham, sono sdraiato qui, aspettando in ogni momento che gli apra quella porta e venga, mi porti a casa con lui. Ecco come morire, ecco come andarsene." And as you know, that about 2 hours before he died, he was been laying in a coma for over 2 days. And when he come to himself, he raised up in the room and began to speak to his wife. E come sapete che circa 2 ore prima che morisse, lui era stato in coma per più di 2 giorni. E quando rinvenne, si alzò nella stanza e iniziò a parlare a sua moglie.
Then all of a sudden he seemed to be transparent. And he was shook hands for a solid hour or more with friends who's been dead for 40 or 50 years who was his converts in his church. Poi all'improvviso sembrò essere trasparente e per un'intera ora o più strinse le mani ad amici che erano morti da 40 o 50 anni che erano suoi convertiti nella sua chiesa. Shook hands with his mother and with his daddy until he was life has left his body. Laid down on the pillow and went to sleep in the arms of the Lord Jesus. Amen. There's nothing like serving Him. Praise expecting Him. Strinse le mani a sua madre e a suo padre finché era la vita aveva lasciato il suo corpo. Si sdraiò sul cuscino e si addormentò nelle braccia del Signore Gesù. Non c'è niente come servire a Lui, aspettare Lui. And as I talked to this man about this and told that experience, I said this. I said, sir, oh, won't it be glorious when we see Him? Oh, if He would come today. E come ho parlato a quest'uomo in merito a questo e gli raccontai quell'esperienza. Ho detto questo, ho detto, Signore, oh, non sarà glorioso quando lo vedremo? Oh, se egli venisse oggi. He said, Brother Branham, don't scare the people like that. I said, what do you mean? He said, oh, don't try to tell people that the world's coming or Christ is coming. It wearies them. Disse fratello Branham, non impaurire così le persone. Ho detto, cosa intendi? Ha detto, oh, non cercare di dire alle persone che il mondo sta arrivando o Cristo sta arrivando. Le preoccupa. Oh, I said, no, I beg your pardon. To those who aren't looking for Him, it's the most glorious news that they can hear that Jesus Amen. Is just about to break through and to take His church. Oh, ho detto no, ti chiedo scusa per coloro che lo aspettano. Sono le notizie più gloriose che possano sentire che Gesù è proprio quasi pronto a farsi breccia e prendere la sua chiesa. Old age will be changed for youth. Joy will be given instead of gloom. Life will be given instead of death. Immortality for morality will be exchanged. Oh, what a moment to know that He shall come. La vecchiaia sarà mutata in giovinezza. Gioia sarà data al posto della tristezza. Vita sarà data al posto della morte. Immortalità per mortalità sarà scambiata. Oh, che momento sapere che Egli verrà. They were looking for Him. They were expecting Him. And when He come, we found that there was two factions. One group was for Him and one was against Him. And that's the way we find it today. That's what His coming always has divided the peoples. Lo stavano aspettando. Lo stavano aspettando e quando egli venne troviamo che c'erano due fazioni. Un gruppo era dalla sua parte e uno era contro di lui. Ed ecco come lo troviamo oggi. Ecco perché la sua venuta ha sempre diviso le persone. Every time when you find Jesus, you find those around who would be contrary with it. That's Satan. And today when we think of it, we don't see much change. Just the same. The peoples has changed.
But the spirit of people hasn't changed. Ogni volta quando trovate Gesù, trovate quelli attorno che erano contrari adesso. Quello è Satana. E oggi, quando ci pensiamo, non vediamo molto cambiamento. Proprio lo stesso. Le persone sono cambiate, ma lo spirito delle persone non è cambiato. So when they finally looked out the gate and saw him come riding on that little white donkey, no one of the disciples began to scream, "The kingdom of heaven has come." Quindi quando alla fine guardarono fuori dalla porta e lo videro venire cavalcando quel piccolo asino bianco, non sorprende che i discepoli iniziarono ad urlare: "Il regno dei cieli è giunto!" The people run to meet him and all Jerusalem was stirred. There's something about it. When Jesus comes, it's always a stirring. And the whole city was stirred. And they can't hide it. Le persone corsero ad incontrarlo e tutta Gerusalemme fu in agitazione. C'è qualcosa in merito quando Gesù viene. C'è sempre un'agitazione e l'intera città era in agitazione e loro non possono nasconderlo. And the preachers of that day had to give an account for this stir because it was at the feast of the Passover. And they screamed out, "Who is this?" E i predicatori di quel giorno dovettero rendere conto per questa agitazione, perché era alla festa di Pasqua, e gridarono: "Chi è costui?" When the air charged and the coming of the Lord Jesus to Jerusalem had charged the air with expectations, it looks like that the teachers ought to know what was going to take place. It looked like that the high priest would have known it. It looked like that all the other priests would have known it. Quando l'aria fu carica e la venuta del Signore Gesù a Gerusalemme aveva caricato l'aria di aspettativa, sembra che gli insegnanti avessero dovuto sapere cosa sarebbe dovuto succedere. Sembrava che il sommo sacerdote lo avesse dovuto sapere. Sembrava che tutti gli altri sacerdoti lo avessero dovuto sapere. And it isn't changed any today because the Holy Spirit is forerunning the coming of the Lord Jesus. And as the Holy Spirit begins to stretch out across the earth, revival fires are broken out everywhere. Great signs and wonders has been done. Healings has took place. Prophecies has went forth. E non è cambiato affatto oggi, perché lo Spirito Santo è precursore della venuta del Signore Gesù. E come lo Spirito Santo inizia a distendersi sulla terra, fuochi di risveglio si spargono ovunque. Grandi segni e prodigi vengono fatti, avvengono guarigioni. Sono emanate profezie. All the gathering of the apostolic blessings has come back to the church again. So as it was then, so is it now. The spirit of the unbeliever still cries out, "Who is this?" Tutto l'insieme delle benedizioni apostoliche sono tornate di nuovo alla Chiesa. Quindi, come fu allora, così è ora. Lo spirito dell'incredulo grida ancora, "Chi è costui?" Some of them believed on the Lord Jesus to say he was a good man. Some of them said he's a good man. That's what they say today.
Alcuni di loro credevano al Signore Gesù per dire che era un buon uomo. Alcuni dicevano, egli è un buon uomo. Ecco cosa dicono oggi. They tried to place him as a Napoleon, a warrior. They tried to place him as a George Washington, a truthful man. But he was more than that. Cercano di porlo come un Napoleone, un guerriero. Cercano di porlo come un George Washington, un uomo fedele. Ma egli era più di quello. Did you notice the reading of the scripture? They said, this is a prophet that comes from Galilee. Avete notato la lettura della scrittura? Dicevano, questo è un profeta che viene da Galilea. And they tried to say the same thing today. When they see this great move of the Lord to restore back to health the sick and the afflicted, to see him use his spirit in his church to discern the thoughts of the people. E cercano di dire la stessa cosa oggi quando vedono questo grande movimento del Signore per restaurare di nuovo, per guarire i malati e gli afflitti, per vedergli usare il suo spirito nella sua chiesa per discernere i pensieri delle persone. To see him do just as he did when he was here on earth, to fulfill what he said would take place. Certainly, the churches and the people has asking this, who is this? Per vederlo fare proprio come ha fatto quando era qui sulla terra, per adempiere quello che disse sarebbe avvenuto. Certamente le chiese e le persone stanno chiedendo questo. Chi è costui? They didn't understand who Jesus was because none of them could recognize him by their schools. What seminary did he come out of? What school of theology did he come from? And so is it today. Non comprendevano chi era Gesù perché nessuno di loro poteva riconoscerlo per le loro scuole. Da che seminario è uscito? Da quale scuola di teologia è venuto? E così è oggi. Most of the people who are anointed with the Holy Ghost didn't come from any seminary. They are products of God's own choosing. But the signs and the miracles and the wonders that was promised of the Bible accompany this great Holy Spirit as it moves among the people. La maggior parte delle persone che sono unte di Spirito Santo non sono venute da alcun seminario. Sono prodotti della stessa scelta di Dio. Ma i segni e i miracoli e i prodigi che erano promessi nella Bibbia accompagnano questo grande Spirito Santo mentre si muove fra le persone. And they say today, what school are they from? Just as soon as you enter a city to hold a revival, what denomination do you belong to? E oggi dicono da quale scuola vengono, proprio appena entrate in una città per tenere un risveglio, a quale denominazione appartieni? I had an interview Friday afternoon with the Roman Catholic priest from the Irish church in Louisville. And no more than I'd been introduced to him, a fine scholarly man. He said, Mr. Branham, what denomination are you with? I said, I'm not with any. Ho avuto un colloquio venerdì pomeriggio con il prete cattolico romano dalla chiesa irlandese di Louisville e gli ero appena stato presentato
un bravo uomo erudito, ha detto: signor Branham, con quale denominazione sei? Ho detto: non sono con nessuna. And he said, then were you ordained? I said, yes, sir. He said, who ordained you? I said, the Lord Jesus gave me the Holy Spirit to preach the gospel and gave me a commission. Amen. Well, that's the ordination that we need. E allora ha detto, sei stato ordinato? Ho detto, sì, signore. Ha detto, chi ti ha ordinato? Ho detto, il Signore Gesù mi ha dato lo Spirito Santo per predicare il Vangelo e mi ha dato un incarico. Ebbene, quella è l'ordinazione che ci serve. Jesus never said to his disciples, go out to the... I'm not criticizing those things, but they've lived their day. He didn't say, go study to be a minister for so many years. He said, tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Amen. He said that to men who couldn't sign their own name. Gesù non disse ai suoi discepoli, andate al... Non sto criticando quelle cose, ma hanno vissuto il loro giorno. Non disse, andate, studiate per essere un ministro per così tanti anni. Disse, aspettate nella città di Gerusalemme finché sarete rivestiti di potenza dall'alto. Lo disse a uomini che non sapevano neanche firmare il proprio nome. And after this the Holy Ghost has come upon you, then you shall be my witnesses. Both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the utmost parts of the earth. That's the ordination. E dopo questo lo Spirito Santo verrà su di voi, allora sarete miei testimoni sia in Gerusalemme, Giudea, Samaria e le estreme parti della terra. Quella è l'ordinazione. We have no record of Jesus ever going to any school or graduating from any seminaries. Yet there has been more seminaries erected in his name for religious causes than been for any other thing that's ever been in the world. Non abbiamo testimonianza che Gesù sia mai andato in alcuna scuola o diplomato da qualche seminario. Tuttavia, sono stati eretti più seminari nel suo nome per motivi religiosi che per ogni altra cosa che ci sia mai stata al mondo. We never had any record of him ever going to school. But yet there's been more schools erected in his name than there is of any other kind of a name there is under the heavens. The schools. Non abbiamo avuto alcuna testimonianza che egli sia andato a scuola, ma tuttavia sono state erette più scuole nel suo nome di qualsiasi altro tipo di nome che sia sotto i cieli. Le scuole. We never have known of him writing a book, yet there's been more books wrote about him than all the rest of the literature's been written. And today his Bible is the most popular book that there is in all the world amongst all the literature. Non abbiamo mai saputo se egli abbia mai scritto un libro. Tuttavia, ci sono più libri scritti di lui che tutto il resto della letteratura che è stata scritta. E oggi la sua Bibbia è il libro più popolare che ci sia al mondo fra ogni letteratura. But you see, in the day of the visitation, they cried, who is he? See, God takes something that seems like it's nothing to make something out of it. That's what makes him God. Ma vedete, nel giorno della visitazione gridarono, chi è egli? Vedete, Dio prende qualcosa che sembra non essere nulla per farne qualcosa. Ecco cosa lo rende Dio. And when they seen him come riding into that gate, some of them said he's a great man. They say that today. There's schools of theology that teaches today that Jesus was a great man.
that he was a good man. Some of them even say that he was a prophet. E quando lo videro arrivare cavalcando per quella porta, alcuni di loro dissero, egli è un uomo famoso. Lo dicono oggi? Ci sono scuole di teologia che insegnano oggi che Gesù era un uomo famoso, che egli era un uomo buono. Alcuni di loro dicono che egli era un profeta. Now, if he was only a prophet or a good man, we're in our sins. He was more than a prophet. He was more than a good man, yet he was a good man. Yet he was a God prophet. But he was more than that. He was God manifested in the flesh to take away sin. Ora, se egli era solo un profeta o un uomo buono, noi restiamo nei nostri peccati. Egli era più che un profeta, egli era più che un uomo buono. Tuttavia, egli era un uomo buono. Tuttavia, egli era un Dio profeta, ma era più di quello. Era Dio manifestato nella carne per togliere il peccato. And as he come riding in, lots of the people said, he's a healer. Oh, we seen him open the eyes of the blind. We seen him make the crippled man to walk. We seen him offer prayer and a fever left a child. But then those type were only following him for the loaves and the fishes. E mentre entrava cavalcando, molte persone dissero, è un guaritore, oh, gli abbiamo visto aprire gli occhi del cieco, gli abbiamo visto far camminare lo storpio, lo abbiamo visto offrire una preghiera e una febbre ha lasciato la bambina. Ma poi, quel genere lo seguiva soltanto per i pani e i pesci. And that's the way the crowds are today, many. If there's a healer, why they follow him, and he's just an oase. If they get sick, they run and say, oh, will you please pray for me that the Lord Jesus will make me well. Ed ecco come sono le folle oggi, molte. Se c'è un guaritore, bene, loro lo seguono, ed egli è proprio un'oasi. Se sono malati, corrono, dicono, oh, vorresti per favore pregare per me che il Signore Gesù mi sani? And as soon as they come out of the hospital or the sick bed, right back out into the world they go, like a dog to its vomit or a hog to its water, as the scripture says. E appena escono dall'ospedale o il letto di malattia, tornano proprio dritti nel mondo, come un cane al suo vomito o una scrofa al suo pantano, come disse la scrittura. Just follow him for what good they can get out of him. They use him just for a totem pole or something that they can get from him and don't expect to serve him. That crowd still goes on today. Lo seguono solo per quello che di buono riescono ad ottenere da lui. Lo usano solo come un totem o qualcosa che possono ottenere da lui e non si aspettano di servirlo. Quella folla è così ancora oggi. There were 9 lepers healed and one returned to give him praise. Or was it 10? One of them returned to give him praise. And the rest of them went ahead ungrateful. Ci furono 9 lebbrosi guariti e uno solo tornò per dargli lode. O erano 10? Loro, uno di loro tornò per dargli lode e gli altri proseguirono ingrati. And if the people in America that's been healed by the power of God would turn their hearts to God, there'd be a revival strike this nation that would close every bootleg joint, that would package stores and whiskey stores would be plumb out of the picture. Amen.
se le persone in America che sono state guarite dalla potenza di Dio dessero i loro cuori a Dio, ci sarebbe un risveglio che accenderebbe questa nazione, che farebbe chiudere ogni covo di contrabbandiere, che farebbe i negozi di liquori e i negozi di whisky sarebbero del tutto fuori di scena. The churches would be full, the theaters would be empty on Sunday night, and there'd be a revival breakout to this nation. Le chiese sarebbero piene, i teatri sarebbero vuoti la domenica sera, e si diffonderebbe un risveglio attraverso questa nazione. But when they see it happen, the things that God does, they still scream, "Who is he? Who is this that comes? Where do they come from? Who is this? But what authority is this done?" Ma quando lo vedono avvenire le cose che Dio compie, gridano ancora, "Chi è egli? Chi è questo che viene? Da dove sono venuti? Chi è costui? Per quale autorità viene fatto?" Never forget at Johannesburg, South Africa. I just arrived about 30 minutes before on a plane. I've been 3 days and nights in the air. So tired I could hardly stand it. They take me out to the fairgrounds where some 50 or 60,000 people were gathered. Non dimenticherò mai a Johannesburg, Sudafrica. Ero appena arrivato, circa 30 minuti prima, su un aereo. Ero stato in aria 3 giorni e notti, così stanco da non poterlo quasi sopportare. Loro mi portarono ai centri fieristici, dove quasi 50 o 60 mila persone si erano radunate. No sooner than got on the platform to the Holy Spirit, I seen coming across the place a bus, and it was had a sign on it, Durban. I saw a young man have to fuss and slip away from his father and mother with one leg 6 or 8 inches shorter than the other. He was wearing a white shirt with suspenders holding up his trousers. E non appena arrivai sul palco che lo Spirito Santo vidi passare per il posto un autobus e aveva sopra una grande insegna Durban, vidi un giovane che discuteva e sfuggiva da suo padre e madre con una gamba 6 o 8 pollici più corta dell'altra. Indossava una camicia bianca con bretelle che gli sostenevano i pantaloni. I noticed the young man. I looked back again, the vision was gone. And then just in a moment I saw that light hanging over a young man way back in the audience. And I looked, I thought I'd seen him somewhere. E notai il giovane, guardai di nuovo, la visione se n'era andata. E poi solo in un momento vidi quella luce sospesa sopra un giovane molto indietro nell'uditorio e guardai, pensai, l'ho visto da qualche parte. And I watched him, and that light kept holding over him for a few minutes, and I was waiting for the interpreter to catch the next words. Then I seen that same young man stand up, throw down his crutches, and his 6 inches sharp leg came down normal with the rest. Lo osservai e quella luce continuò a rimanere sopra di lui per pochi minuti e stavo aspettando che l'interprete afferrasse le seguenti parole. Poi vidi quello stesso giovane alzarsi, buttare giù le stampelle e la sua gamba più corta di 6 pollici scese normale come l'altra. And I said to Mr. A.J. Schuman, who is in glory tonight, I said, "Mr. Schuman, just quote my words, it's a vision." He said, "Very well." E dissi al signor A. U. Schuman, che stasera in gloria, dissi, "Signor Schuman, cita solo le mie parole, è una visione." Disse, "Molto bene." And I said, "The young man sitting back there, with the white shirt on and the suspenders, he came from a city called Durban,
some 1,500 miles across the country in a bus. And he had to slip away from his father and mother to come. But he's believed on the Lord Jesus, and he's got one leg 6 inches shorter than the other. E dissi, il giovane che è seduto là dietro con addosso la camicia bianca e le bretelle è venuto da una città chiamata Durban, quasi 1500 miglia dall'altra parte del paese in autobus, e ha dovuto sgusciare via da suo padre e madre per venire. Ma ha creduto al Signore Gesù e ha una gamba più corta dell'altra di 6 pollici. And the young man jumped up. There he is standing, trying to feel for his crutches. And I said, young man, the Lord Jesus has healed you. And immediately his leg come out 6 inches to the normal with the rest of him. And they brought the young man to the platform and doctors examined him there. You see his picture in my book. E il giovane saltò su, era là in piedi, cercando di tastare le sue stampelle, e dissi, giovane, il Signore Gesù ti ha guarito, e immediatamente la sua gamba era cresciuta 6 pollici, normale come l'altra, e portarono il giovane sul palco, e i dottori là lo esaminarono, vedete la sua foto nel mio libro. I'd been standing there just a few moments. I seen a little green car running down the road in a sip. It turned around backward and struck a tree. A young blonde-headed girl had a broken back. Ero stato là solo pochi momenti. Vidi una piccola macchina verde che scendeva la strada di fretta e sbandò, si girò all'indietro e colpì un albero. Una ragazza giovane dai capelli biondi era... aveva la schiena rotta. And I said, I see a little green car that slid into a tree and a young blonde-headed girl of about 18 years old has a broken back. She's in a serious condition. No one responded and I couldn't see her anywhere in that vast big audience of people. E dissi, vedo una piccola macchina verde che è sbandata addosso ad un albero e una ragazza giovane dai capelli biondi di circa 18 anni ha la schiena rotta e in una situazione seria. Nessuno rispose e non potevo vederla da nessuna parte in quel vasto grande uditorio di persone. And I stood there just for a few minutes. I said, understand, don't be suspicious. It's the Lord Jesus in the power of the resurrection. He sent the Holy Ghost to continue his work. E rimasi là solo per pochi minuti. Dissi, intendete e non siate sospettosi. È il Signore Gesù della potenza della risurrezione. Egli ha mandato lo Spirito Santo per continuare la sua opera. Amen. And there I seen the vision happen over again. And I couldn't see the young woman. Just then, standing right in front of me here, stood that light, as you see on the picture. E là vidi la visione avvenire di nuovo. E non potevo vedere la giovane donna. Proprio allora, stando proprio davanti a me, ecco quella luce, come vedete nella fotografia. And I stood here and I walked up there, and there she laid, down below the platform. I said, young lady, the Lord Jesus has made you well. And she started to cry. Her mother said, oh no, don't tell her to get up. Says if she moves, she'll die. Ed essa rimase lì, mi avvicinai lì, ed era lì sdraiata, giù, sotto il palco. Dissi, signorina, il Signore Gesù ti ha sanata. E iniziò a piangere. Sua madre disse, oh no, non dirle di alzarsi. Disse, se si muove, morirà. And the young lady jumped to her feet, screaming and praising God. And the mother fainted and fell in the cot that the girl was laying in. What is it? E la giovane donna saltò in piedi, gridando e lodando Dio.
e la madre svenne e cadde nella lettiga dove era distesa la ragazza. Che cos'è? Just about that time some critical man raised up back there and stood with one foot on one seat and one on the other and said, you American, I challenge you to tell me what name you do this in and what denomination of church do you belong to. Proprio in quel tempo un critico si alzò là dietro e si mise con un piede su una sedia e uno sull'altra e disse, tu americano, ti sfido a dirmi in quale nome fai questo e a quale denominazione di chiesa appartieni. See, it's just the same. They don't understand. They're not looking for these things. The churches are not looking for the coming of the Lord, and the Holy Spirit is sure to confirm His coming to bring it to pass. So much, each one wants to take his own way. That's the way it was there. Each group had their own idea. Vedete, è proprio lo stesso. Non comprendono. Non stanno aspettando queste cose. Le chiese non stanno aspettando la venuta del Signore. E lo Spirito Santo è qui per confermare la sua venuta, per portarla a compimento. A tal punto ognuno vuole prendere la propria via. Ecco com'era là. Ogni gruppo aveva la propria idea. But that's not the question tonight. That's not what I'm talking about. Amen. But the question I'm asking you is, what do you think it is? It concerns you. Ma questa non è la domanda stasera. Non è quello di cui sto parlando. Ma la domanda che vi faccio è, cosa pensate che sia ciò? Riguarda voi. Who is this that's going up and down the nations? Not man. Man cannot do those things. Chi è costui che va su e giù per le nazioni? Non uomini. Uomini non possono fare queste cose. Who is it that's speaking and saying to the people in the audience, as sitting right here, over here, in different places in the meeting, when women and men are brought in here dying? Who is it? Chi è che sta parlando e dicendo alle persone nell'uditorio, come seduto proprio qui, su, qui e diversi posti nella riunione, quando donne e uomini vengono portati qui morenti? Chi è? That young woman that walked into the baptistry this morning, that 3 weeks ago dying with sarcoma cancer, lives right here on Maple Street, Mrs. Beatty. Quella giovane donna che è entrata nel battistero stamattina, che 3 settimane fa, morente di cancro carcinoma, vive proprio qui su Maple Street, signora Beatty. And I asked 3 doctors that was with her. She didn't have one chance to live. With 4 or 5 little children and my mother trying to take care of them. Mama said, Bill, she'll never come home again. E ho chiesto a 3 dottori che erano con lei. Non aveva alcuna possibilità di vivere con 4 o 5 bambini piccoli. E mia madre cercava di accudirli. Mamma disse, Bill, non tornerà più a casa. Now I went out to where she was and the Lord Jesus spoke, thus saith the Lord. If she will go to the church and promise to be baptized into the name of the Lord Jesus and will serve God, she'll go home. Amen. Well. E andai dove si trovava e il Signore Gesù parlò. Così dice il Signore, se andrà in chiesa e prometterà di essere battezzata nel nome del Signore Gesù e servirà Dio, andrà a casa sanata.
And I asked her, will you do this, lady? And she said, all that you say, I'll do it. Immediately the pains left. 3 days later, she was home, and the doctors can't find one trace of that cancer. E lei chiesi, lo farai, signora? E lei disse, tutto quello che dici lo farò. I dolori se ne andarono immediatamente. 3 giorni dopo era a casa e i dottori non riescono a trovare traccia di quel cancro. Who is this that cometh in the name of the Lord? Who is it? It's the Holy Spirit of God. Amen. What's your opinion of it? What's your opinion, knowing your pastor? Chi è costui che viene nel nome del Signore? Chi è? È lo Spirito Santo di Dio. Qual è la vostra opinione di ciò? Qual è la vostra opinione, conoscendo il vostro pastore? I'm sitting in these seats here, people from out of town, sitting with epilepsy, sitting with, here sits a man somewhere in here, a Mennonite brother, right here, a sufferer of epilepsy. Never knew, seen him, nothing about him. And all of a sudden, about 2 years ago, I guess, or something, 2 years, the Holy Spirit called it and said, thus saith the Lord. Amen. He's never had a spell since. E quando sedute in questi posti qui, persone da fuori città, sedute con epilessia, sedute con, ecco qui un uomo, qui da qualche parte, un fratello mennonita, proprio qui, sofferente di epilessia, mai conosciuto, visto, niente di lui, e all'improvviso, circa 2 anni fa, immagino qualcosa, sì, 2 anni, lo Spirito Santo lo chiamò e disse, così dice il Signore. Non ha mai più avuto un attacco da allora. Who is it? Who is it? This woman was sitting here last Sunday, the last time I was here, and come down from somewhere in Illinois the next day with a great tumor in her body that was malignant. And some of the best medical science of Illinois was taking her to a great clinic to be operated on Monday, and she squeezed her way in. Chi è? Chi è? Questa donna era seduta qui domenica scorsa, l'ultima volta che ero qui, era scesa da qualche parte in Illinois, il giorno dopo, con un grande tumore nel corpo che era maligno, e uno della migliore scienza medica in Illinois l'avrebbe portata in una grande clinica per operarla lunedì, e si fece strada a fatica. Never seen her or heard of her in all my life. And all of a sudden the Holy Spirit shouted her and it told her who she was, where she come from, and she was going to be operated the next day. How many were sure then to see that? Mai vista né sentito di lei in tutta la mia vita. E all'improvviso lo Spirito Santo la adombrò e le disse chi era, da dove veniva e sarebbe stato operato il giorno dopo. Quanti erano qui allora per vederlo? Amen. See the news flow back the next day when she went to the doctor. They take her from clinic to clinic and can't find the trace of it. E vedere le notizie tornare il giorno dopo quando andò dal dottore. La portarono di clinica in clinica e non riescono a trovarne traccia. Amen. Who is this? Oh, God, be merciful. Amen. Who is this that's doing this? Could you dare to say it was your pastor? Never. Could you dare to say man had anything to do into it? Never. It's the Holy Spirit. Chi è costui? Oh, Dio, sii misericordioso. Chi è costui che fa questo? Potreste provare a dire che è il vostro pastore? Mai. Potreste provare a dire che l'uomo ha qualcosa a che fare con ciò? Mai. È lo Spirito Santo. The Spirit that was on our Lord Jesus and is coming to unite himself with his church is so close
that he's spreading forth his great holy light to redeem and to bring into Amen. Fellowship a church of the living God for the rapture that's near at hand. Amen. Lo Spirito che era sul nostro Signore Gesù e la sua venuta per unirsi alla sua Chiesa è così vicina che sta diffondendo la sua grande luce santa per redimere e portare nella comunione una Chiesa del Dio vivente per il rapimento che è molto vicino. Amen. Who is it? I can't answer your question. I can't answer for you, but I can answer for myself. Chi è? Non posso rispondere alla domanda. Non posso rispondere per voi, ma posso rispondere per me stesso. And over this sacred desk tonight, in the ears of this company, and the purchase of the blood of our Lord Jesus, I say this from the bottom of my heart. Not because that I'm one of you. Not because that I'm just somebody different, but one of the redeemed that's washed by the blood. E su questo pulpito sacro stasera, alle orecchie di questi, il gruppo e l'acquisto del sangue del nostro Signore Gesù, dico questo dal profondo del mio cuore. Non perché sono uno di voi, non perché sono solo qualcuno di diverso, ma uno dei redenti che è lavato dal sangue. I believe that that same light that hangs in this church tonight, that same one shows by its nature that it's Jesus Christ in the form of the Holy Ghost. Credo che quella stessa luce che è sospesa in questa chiesa stasera, quella stessa mostra per la sua natura che è Gesù Cristo nella forma dello Spirito Santo. Anyone who knows the Scripture knows that Jesus said, I come from God and I go to God. Amen. Chiunque conosca la Scrittura sa che Gesù disse, vengo da Dio e vado a Dio. Before he was made flesh with Moses in the wilderness, he was a pillar of fire. And when Moses desired to see him, he passed his back parts to him. And Moses said, it looks like a man. Prima di essere fatto carne, quando era con Mosè nel deserto, egli era la colonna di fuoco. E quando Mosè desiderò vederlo, egli passò con la schiena verso di lui. E Mosè disse, sembra un uomo. When he was here on earth, he was a man. He'd done the very same things that he's doing today through man that he has redeemed. Now he comes and have his picture taken. Quando era qui sulla terra, egli era un uomo. Fece le stesse cose che sta facendo oggi tramite uomini che ha redento. Eccolo venire e farsi scattare la foto. What is it? After his death, burial, and resurrection, Paul was on his road to Damascus one day. And a great light struck him down. Those men around him didn't see the light. But it struck Paul down to it, made him blind. He had trouble with his eyes the rest of his life. Che cos'è? Dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, Paolo era sulla via per Damasco un giorno e una grande luce lo fece cadere. Quegli uomini attorno a lui non videro la luce, ma essa fece cadere Paolo al punto da renderlo cieco. Ebbe problemi agli occhi per il resto della sua vita. And he said one time, except I should be exalted above the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in his flesh, a messenger of Satan to buffet him. Because it was the abundance of the revelation. E una volta disse che non mi esalti sopra l'abbondanza della rivelazione, mi è stata dato una spina nella carne, un messaggero di Satana per schiaffeggiarlo, perché era l'abbondanza della rivelazione.
And when Paul was stricken down on his road to persecute the people that were making too much noise, the born-again group, the people that were called heretics, Paul was on his road to persecute those with papers in his pocket to arrest them and bring them to Jerusalem. E quando Paolo fu fatto cadere in cammino per perseguitare le persone che facevano troppo rumore, un gruppo nato di nuovo, le persone che erano chiamate eretiche. Paolo era in cammino per perseguitarli con documenti in tasca, per arrestarli e portarli a Gerusalemme. And about middle of the day, there come a light down that struck him off of his feet to the ground, and he fell into the dust of the earth. There come a voice from that light saying, Saul, Saul, why persecutest thou me? E circa metà del giorno, là, scese una luce che lo buttò al suolo, a terra, e cadde nella polvere della terra. Venne una voce da quella luce che diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? And Saul turned over in his blinded condition, looked up, and he could see that great glorious light. And he said, Lord, who are you? He said, I'm Jesus. I came from God, I went to God. I come from God, I returned to God. And he said, it's hard for you to kick against the pricks. E Saulo si girò nella sua condizione cieca, alzò lo sguardo e riusciva a vedere quella grande luce gloriosa e disse, Signore, chi sei tu? Disse, sono Gesù, sono venuto da Dio, sono andato a Dio, sono venuto da Dio, ritorno a Dio. Disse, ti è duro recalcitare contro gli stimoli. One revelation on that sacred sand, one time upon that place, man can never be the same. Amen. A man before he should call himself a Christian, before he can identify himself, he should first have that backside of the desert experience where he met God face to face. Una rivelazione su quella sabbia sacra. Una volta in quel posto, l'uomo non può più essere lo stesso. Un uomo, prima di potersi chiamare un cristiano, prima di potersi identificare, dovrebbe prima avere quell'esperienza dietro il deserto dove ha incontrato Dio faccia a faccia. For today you can have any kind of an answer. You can see the Lord perform just exactly what he said to, and smart theologians will explain it away. Perché oggi potete avere ogni genere di risposta. Potete vedere il Signore compiere proprio esattamente quello che disse avrebbe fatto e teologi intelligenti ne daranno una motivazione. They'll say that was for another day, it was for this, or it's for another age, or it's wrong. Like they said of Jesus, he's Beelzebub, the devil, he's a fortune teller. And all those things, they have an answer. Diranno quello era per un altro giorno, era per questo o è per un'altra epoca, o è sbagliato, come dissero a Gesù, egli è Belzebù, il diavolo, è un chiromante, e tutte quelle cose hanno una risposta. But when a man has ever come in contact with Christ and seen him as Paul did or experienced him, there's not enough theologians in the world to ever be able to explain that experience away from a man. Ma quando un uomo viene mai in contatto con Cristo e lo vede come fece Paolo o lo sperimenta, non ci sono abbastanza teologi al mondo che siano mai in grado di allontanare quell'esperienza da un uomo con la spiegazione. That's the reason today they don't have the experience. That's the reason they can't say, they're all saying, who is this? What is this? Where does it come from?
È quel motivo oggi che non hanno l'esperienza. È quel motivo per cui non possono dire. Tutti dicono, chi è costui? Cos'è questo? Da dove viene? They don't have the answer. Why? Because all they know is a theology that some church has made. Not to know theology is life. Not to know the Bible is life. But to know Him is life. Non hanno la risposta. Perché? Perché tutto quello che sanno è una teologia che ha fatto qualche chiesa. Non è conoscere la teologia vita. Non è conoscere la Bibbia vita. Ma conoscere Lui è vita. Amen. To know Him as your personal Savior, as the one who has filled you with His presence. You were there when it happened. There's nobody can take it away from you. There's no one can explain it away from you. When that experience happens to you, you know who He is. To me, He's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Conoscere Lui come vostro personale Salvatore, come colui che vi ha riempito con la Sua presenza. C'eravate quando è avvenuto. Non c'è nessuno che possa togliervelo. Non c'è nessuno che possa togliervelo spiegandolo. Quando vi avviene quell'esperienza, sapete chi Egli è. Per me, Egli è Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Who is this that's performing these miracles? Who is it that's doing these great works? Is it the preacher? Is it Oral Roberts? Is it Billy Graham? Is it Jack Schuller? William Branham? Whoever it may be, they have nothing to do into it. They're instruments. Chi è questo che compie questi miracoli? Chi è che compie queste grandi opere? È il predicatore? È Oral Roberts? È Billy Graham? È Jack Schuller? William Branham? Chiunque possa essere, non hanno niente a che fare con ciò. Sono strumenti. It's the Holy Spirit. Amen. Coming forth with the gospel and signs and wonders and miracles to make ready a people. The heirs charged with expectations, with believers expecting Him to come. È lo Spirito Santo che si fa avanti con il Vangelo, insegna prodigi e miracoli per preparare un popolo. L'aria è carica di aspettativa con credenti che aspettano che Egli venga. And others are saying, why these revivals? Why do we have it? Let's settle down to a church. E altri dicono, perché questi risvegli? Perché lo abbiamo? Stabiliamoci in una chiesa. What's been said in the church right here that when we start to build a new church said we don't need miracles. We don't need these things anymore. If you want them, go on out on the field where they're happening. We don't need them here. When the Branham Tabernacle stoops to that low place, it's sunk. Ebbene, è stato detto proprio qui in chiesa che quando abbiamo iniziato a costruire la nuova chiesa, è stato detto, non ci servono miracoli, non ci servono più quelle cose. Li volete? Uscite sul campo dove avvengono. Qui non ci servono. Quando il tabernacolo Branham si abbassa a quel punto, è affondato. This church is founded upon the principles and the power and the gospel of Jesus Christ. Amen. As long as this tabernacle stands, may the glorious Holy Spirit find access to souls to save. Amen. And fill with the Holy Ghost and heal the sick. Amen. To me, it's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Let us pray. Questa chiesa è fondata sui principi e la potenza e il Vangelo di Gesù Cristo. E finché questo tabernacolo rimarrà, possa il glorioso Spirito Santo trovare accesso alle anime per salvare e riempire con lo Spirito Santo e guarire i malati. Per me è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Preghiamo.
If you do not know who He is, you do not know what all this is about, and you would like to know, would you just do so much as raise your hand and say, by raising your hand, pray for me, Brother Branham, that I'll know Him. And the Lord bless you. And all around I see your hands. Se non sapete chi egli è, se non sapete cos'è tutto questo e vorreste saperlo, vorreste solo far quel tanto da alzare la mano e dire, alzando la mano, prega per me, fratello Branham, affinché lo conosca. E il Signore ti benedica. E tutto attorno, vedo le vostre mani. Now, Heavenly Father, we bring this message and the fruits of the people raising their hands that they would like to know who this is. They would like to be acquainted with this great Jesus. Ora, Padre Celeste, portiamo questo messaggio e i frutti delle persone che alzano le mani, che vorrebbero sapere chi è costui, vorrebbero conoscere questo grande Gesù. That His coming of the resurrection is so close to the sixth beginning to be healed. And after that taking place, then prophecy came into the church. Then gifts and miracles. Now down to that last sign. Poiché la sua venuta della risurrezione è così vicina, che i malati iniziano ad essere guariti, e dopo che quello è avvenuto, allora è arrivata la profezia nella Chiesa, poi doni e miracoli, ora fino a quell'ultimo segno. The next will come the rapture. The church will be taken away. And we, Lord, who have claim to know you in the power of your resurrection. We are waiting and longing and crying and begging, come Lord Jesus. La prossima cosa che verrà, il rapimento, la Chiesa sarà tolta via. E noi, Signore, che abbiamo affermato di conoscerti nella potenza della Tua risurrezione, aspettiamo e bramiamo e gridiamo e supplichiamo. Vieni, Signore Gesù. Rapture your church and get it away quickly, Lord. For soon men are going to blow up the earth that you created for them to live on. Rapisci la tua chiesa e portala via velocemente, Signore, perché presto l'uomo farà esplodere la terra che tu hai creato perché ci vivessero. Because they have disobeyed you. They have not studied peace but war. They have not studied righteousness, but they've studied mischief. How that they would not all be power hungry. Perché ti hanno disobbedito. Non hanno meditato pace ma guerra. Non hanno meditato giustizia, ma hanno meditato inganno. Come non sarebbero tutti affamati di potere? Lord, that little spot in their heart that makes them hunger for power, they're trying to satisfy it in a laboratory somewhere to blow up their fellow man. Signore, quel piccolo posto nel loro cuore che gli fa bramare la potenza, cercano di soddisfarlo da qualche parte in un laboratorio per far esplodere il loro simile. God, if they could only realize that that power that they long for is the power of the resurrection of the Son of God. The power of the Holy Ghost to change their lives. Not blow up nations, but change their lives and make them your servants. Dio, se solo potessero comprendere che quella potenza che bramano è la potenza della risurrezione del Figlio di Dio, la potenza dello Spirito Santo per cambiare le loro vite, non far esplodere nazioni, ma cambiare le loro vite e renderli tuoi servitori. Many people stricken with wild crazed. They identify us as a bunch of
not knowing nothing, and as heretics as they did in the early days, but as they return rejoicing, thanking you that they could bear the reproach of your name. That's the feeling of your children tonight, Lord. Everywhere, we're only happy. Molte persone colpite da quella mania sfrenata che ci identificano come un mucchio di ignorantonie e come eretici, come facevano nei primi giorni. Ma mentre tornavano, gioendo, ringraziandoti di poter portare il vituperio del tuo nome, quello è il sentimento dei tuoi figli stasera, Signore. Ovunque siamo proprio felici. Some in your day tried to identify you. They said he is a friend of that wild man, John, who came out of the wilderness with hardly clothes on, just an old sheepskin wrapped around him. Alcuni nel tuo giorno cercarono di identificarti, dissero, egli è un amico di quel selvaggio, Giovanni, che è uscito dal deserto indossando a malapena dei vestiti, avvolto solo con vecchie pelli di pecora attorno. A wild man that flung the words east and west and said the axe is laid to the root of the tree. That he is a follower of him. Un selvaggio che scagliava parola d'est e d'ovest e diceva lascia il posto alla radice dell'albero. Dicevano egli è un suo seguace. He's a wild man. He's mad. He's out of his mind. The supernatural ministry that was with you, O Lord, blinded the eyes of those. And so has it again today. È un selvaggio, è folle, è fuori di testa. Il ministero soprannaturale che era con te, oh Signore, accecò gli occhi di costoro. E così ha fatto di nuovo oggi. This great Holy Spirit, forerunning the coming of the Lord as John did in his day, blinding the people. To those who do not want to see, but to those who are willing to see, thou hast chosen them. Questo grande Spirito Santo precorre la venuta del Signore, come Giovanni fece nel suo giorno, accecando le persone per coloro che non vogliono vedere, ma per coloro che vogliono vedere, tu li hai scelti. All that the Father has given me will come to me, you said, and none of them will be lost, and I'll raise him up at the last day. We thank thee for this. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, hai detto, e nessuno di loro sarà perduto, e lo risorgerò nell'ultimo giorno. Ti ringraziamo per questo. And those who have raised their hands tonight, we pray, O Lord God, that you'll make yourself known to them in an experience in the power of the resurrection. Grant it, Lord. E coloro che hanno alzato le mani stasera, preghiamo, oh Signore Dio, che ti farai conoscere a loro in un'esperienza nella potenza della risurrezione. Concedilo, Signore. And others may be here who did not raise their hand, but yet in their heart they knew that they needed it. I pray that you'll bless them and give to them the desire of their heart. E altri possono essere qui che non hanno alzato la mano, ma tuttavia nel loro cuore sanno di averne bisogno. Prego che tu li benedica e dia loro il desiderio del loro cuore. We leave the building tonight. May we go as different people. May we go with a different purpose than we had coming in if it was contrary to your divine will. Quando lasceremo l'edificio stasera, possiamo andarcene come persone cambiate. Possiamo andarcene con uno scopo diverso da quello che avevamo entrando, se fosse contrario alla tua volontà divina. May we go out with a determination to hold to the horns of the altar until our soul is satisfied. Amen. That we have had an experience with you
And we know of whom we speak because we have met Him and know Him and have fellowship with Him. Grant these things, Father. Heal the sick and the afflicted. Possiamo uscire con una determinazione da tenerci ai corni dell'altare al punto che la nostra anima sia soddisfatta dell'avere un'esperienza con Te. E sappiamo di chi parliamo, perché lo abbiamo incontrato e lo conosciamo, e abbiamo comunione con Lui. Concedi queste cose, Padre. Guarisci i malati afflitti. Bless our lovely and precious pastor. God, we pray that You'll be with him and his lovely sisters as they sang the gospel and preach it in their radio. Benedici il nostro amabile e prezioso pastore. Dio, preghiamo che Tu sia con lui e le sue amabili sorelle mentre cantano il Vangelo e lo predicano alla loro radio. Bless the strangers that's in our gates. Lord, may they go out tonight with a charge in their heart and a purpose that they, from this hour on, if they do not know You and have not served You before, may they serve You. Benedici gli estranei che sono fra noi, Signore, possano uscire stasera con un incarico nel loro cuore e uno scopo affinché loro, da quest'ora in poi, se non Ti conoscono e non Ti hanno servito prima, possano servirti. Knowing this, that all other things will come to naught, but the word of the Lord shall remain forever. Amen. Grant it, Father. Forgive us all of our sins, and may we meet at that great goal. Sapendo questo, che ogni cosa sarà distrutta, ma la parola del Signore rimarrà per sempre. Concedilo, Padre. Perdonaci tutti i nostri peccati, e possiamo incontrare quel grande perché Egli per primo mi amò e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. After the message, let's just bow our heads and worship Him as we sang to Him. Ora, dopo il messaggio, chiniamo semplicemente i capi e adoriamolo mentre cantiamo a Lui. Io l'amo with all your heart. Con tutto il vostro cuore. Io l'amo perché per primo mi amo e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. How many really love Him? Raise your hand and say, just by witness, I love Him. Oh, isn't He wonderful? Quanti lo amano davvero? Alzate la mano, ditelo come testimonianza. Io l'amo. Oh, non è meraviglioso? You know, I just love to sit like this and just drink in somehow. His presence, His word gone forth that's fallen into the hearts. It corrects us. It brings us into subjection to His Spirit. How lovely it is just to worship Him, man. Sapete, amo proprio pormi così e proprio assorbire in certo modo la Sua presenza, la Sua parola pronunciata e scesa nei cuori, ci corregge, ci porta in obbedienza al Suo Spirito. Quanto è amorevole adorarlo proprio allora. As you go from the church tonight, go worship in Him. And remember this week, there's a prayer meeting here on Wednesday night. Don't forget Brother Neville's broadcast on Sunday or on Saturday at 9 o'clock over WLRP. I just love to hear them, don't you?
Ora, mentre ve ne andrete dalla chiesa stasera, andate, adoratelo e ricordate, questa settimana c'è una riunione di preghiera qui mercoledì sera. Non dimenticate la trasmissione del fratello Neville domenica o sabato alle 9 su VLRP. Amo proprio ascoltarle. Voi no? The quartet or the trio sounds so pretty. Wife and I and the kiddies, we all get the little radio out and hover around it to listen to Brother Neville and his broadcast and his wonderful words of how he exalts the God that he loves and believes. Il quartetto, il trio, ha un tono così bello. La moglie, Dio e i bambini, tiriamo tutti fuori la radio e ci raccogliamo attorno per ascoltare il fratello Neville e la sua trasmissione e le sue parole meravigliose di come esalta il Dio che ama e crede. Don't say this to you strangers here. If you haven't a church home, come join with us. I tell you. Not saying this to him sitting here. No, sir. I've said this many times. I love Brother Neville. Non dico questo per voi estranei qui. Se non avete una chiesa in cui siete, venite ad unirvi a noi. Vi dico, non per dire questo è lui seduto qui. No, signore. Ho detto questo molte volte. Amo il fratello Neville. This first he's a theologian. First thing he's a child of God. The next thing, he's the same every day. I've known him for years. He's never changed one bit. He's still Armin Neville, a servant of the Lord Jesus. Questo primo è un teologo. Per prima cosa è un figlio di Dio. La cosa seguente è lo stesso ogni giorno. Lo conosco da anni. Non è mai cambiato. È ancora Armin Neville, un servitore del Signore Gesù. And I think he's got... The other night, I called up to ask him if he didn't in his program could make room for us to come down and pray for the sick. There's some coming in, was this morning, you know. And his little wife answered the phone, and I was talking to my wife back there about it. E penso abbiamo l'altra sera ho chiamato per chiedergli se non avesse nel suo programma potesse darci spazio per scendere e pregare per i malati. Sono entrati alcuni, è stato stamattina, lo sapete, e la sua cara moglie ha risposto al telefono e stavo parlando a mia moglie là dietro riguardo a ciò. And how we thank God for his lovely little wife and his family. That's very fine. When you see a minister and his wife getting along like that in sweetness and humbleness, that just makes the church go that much better. That's just sweeter as the days go by. E come ringraziamo Dio per la sua cara amabile moglie e la sua famiglia. Quello è molto buono. Quando vedete un ministro e sua moglie che vanno d'accordo così, in dolcezza e umiltà, quello proprio rende tanto migliore la Chiesa. Quello è proprio più dolce mentre passano i giorni. You love him with all your heart? All right, amen. We got a dismissing song that we sang. Take the name of Jesus with you. Give us a little card, sister, if you got it there in the book. And we're going to sing our dismissing song. And when we sang the first verse, we want to turn around and shake one another's hands. All right, amen. Give us the card. Lo amate con tutto il cuore? Bene, abbiamo un cantico di congedo che cantiamo. Prendi te quel nome di Gesù. E dacci un breve accordo, sorella, se ce l'hai nel libro. E canteremo il nostro cantico di congedo. E quando cantiamo questo versetto, vogliamo girarci, stringere le mani uno all'altro. Bene, dacci l'accordo. Te quel nome di Gesù, figlio triste di dolore. Ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai, prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Dio ti benedica, fratello, prezioso nome. Oh, quanto dolce,
this verse now. Prendiamo questa strofa ora. Al nome di Gesù, finandoci, cadendo, prostrata ai piedi suoi. Re dei re in cielo lo coroneremo, quando il nostro viaggio sarà completato. Non sarà meraviglioso quello? Prezioso, prezioso nome, oh quanto dolce, stementerna e gioia in cielo. Caro nome, oh quanto dolce, stementerna e gioia in cielo. Remembers our little song we used to sing, Don't Forget the Family Prayer. You remember it? I don't know whether you know how to record it. Let's try it once. Don't you remember it? Maybe I could try it once with you. Quanti ricordano il nostro piccolo cantico che eravamo soliti cantare? Non dimenticare la preghiera di famiglia. Lo ricordate? Io non Telma, che tu lo conosca o meno, l'accordo? Proviamolo una volta. Non lo ricordate? Lasciate, forse potrei provarlo una volta con voi. Don't non dimenticate la preghiera di famiglia. Gesù vuole incontrarti là. Egli prenderà ogni tua preoccupazione. Oh, non dimenticare la preghiera di famiglia. How many has family prayer? Quanti fanno la preghiera di famiglia? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't... È buono. Proviamolo di nuovo. Lo riporterò qui. Mi piace quello. Tutti insieme ora. Non dimenticate la preghiera di famiglia. Gesù vuole incontrarti là. Egli prenderà ogni tua preoccupazione. O non dimenticare la preghiera di famiglia. O Lord, it is written in the scriptures that they taken from the body of Paul handkerchiefs or aprons, and unclean spirits went away from the people, and diseases were healed. O Signore, sta scritto nelle scritture che prendevano dal corpo di Paolo fazzolette e grembiuli e spiriti impuri si allontanavano dalle persone e venivano guarite malattie. We pray, O Lord, that like manner it shall be shown upon these tonight as I send them to the needy and the sick. Preghiamo, oh Signore, che in modo simile sia mostrato su questi stasera mentre li mando ai bisognosi e malati. Out somewhere in the lands there's someone expecting and waiting this to happen. Yes. I pray, Father, that you'll grant it in the name of Jesus, my Son. Amen. Da qualche parte fuori nei paesi c'è qualcuno in attesa e aspetta che questo avvenga. Prego, Padre, che tu lo conceda nel nome di Gesù, tuo figlio. Amen. Amen. I'm going to ask as we bow our heads if our most precious brother Smith over there from the Church of God, who we have found just like our brother Neville here to be a loyal, faithful servant of God. Ora chiederò, mentre chiniamo i capi, se il nostro prezioso fratello Smith là, dalla Chiesa di Dio, che abbiamo trovato essere proprio come il nostro fratello Neville qui, un servitore di Dio leale, fedele. I'm going to ask him to ask the blessings upon you to continue through this coming week. God bless you till we meet you again, Brother Smith. Gli chiederò di chiedere le benedizioni su di voi per andare avanti in questa settimana che verrà. Dio vi benedica finché ci incontreremo di nuovo. Fratello Smith. Amen.
for the great work that he's doing here, and we pray that God's blessing the unattainable of this new tabernacle. And that the old Lord has been brought into the kingdom to their death. And we close this Lord's Day and Mother's Day, we want to thank thee for the great and the precious contribution. Amen. That the mother of men, since Eve, the mother of all living, gave birth. We thank thee, O Lord, for the mother of Moses and of Abraham, of Isaac and Jacob. Yeah. Amen. And of the patriarchs and the minor and the major prophets. Yes. We thank thee for the mother of Paul and Peter and John Wesley and John Carter. Yes. Yes. For the mother of our dear brother, God, O God, blessed we pray. And bless this man of God as he moves from place to place. Exalting the Christ who is Savior. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Shake each other's hands. Welcome back again to the tabernacle. Amen. God bless you. Sì, Signore, sì. Sì, sì. Sì. Amen. Stringete le mani uno all'altro. Benvenuti di nuovo al tabernacolo. Dio vi benedica.